Succede tutto nei conclusivi 8 minuti. Marcello Quinto rompe l'equilibrio, Antonio Croce blinda definitivamente il successo proprio allo scadere. Fidelis Andria batte Siracusa 2-0 dunque nell'ultima gara del 2017 agonistico. Vittoria pesantissima per la classifica ma anche e soprattutto per il morale del gruppo in vista del letargo d'inizio anno. Affermazione, la seconda consecutiva tra le mura amiche, che ripristina per certi versi nel momento più importante della stagione il tanto desiderato effetto degli ulivi, fondamentale nella rincorsa alla salvezza tra i professionisti senza passare dai play-out. Io so l'importanza di questo terreno, di questo campo, di questa energia che arriva dagli spalti, per cui mi è sembrato strano che per tutto il 2017 non fossero arrivati dei risultati importanti e quindi dobbiamo ricominciare a credere che questo è un campo in cui dobbiamo cercare di essere per quanto sia possibile imbattuti. Io dico sempre che a questa squadra serve continuità, serve la cattiveria dimostrata nel secondo tempo, sono questi gli ingredienti, gli unici ingredienti per tirarci fuori da questa situazione sono questi, insomma, e siamo consapevoli. L'augurio è che noi possiamo tirarci fuori da questa situazione quanto prima, questo è l'augurio per stare più tranquilli e per poter programmare la prossima stagione anche con maggiore tranquillità. Prima gioia personale dal punto di vista realizzativo per Quinto, idem per Croce. Ha saputo rialzare la testa alla Fidelis dopo due sconfitte esterne di fila che avevano complicato e parecchio la situazione di classifica. La vittoria con il Siracusa in ogni caso non può e non deve far perdere di vista la necessità di rinforzare l'attuale organico durante la sessione invernale del mercato che aprirà i battenti nella giornata di domani e si concluderà alle ore 23 del prossimo 31 gennaio. Noi per quanto riguarda il mercato siamo operativi già da un paio di settimane, per cui ci sono dei movimenti, ci saranno movimenti in uscita e di conseguenza movimenti in entrata. Dobbiamo cercare di migliorare il tasso di qualità di questa squadra. Abbiamo già chiacchierato così fugacemente con i dirigenti, adesso vediamo perché dipende da tutta una serie di situazioni, sicuramente saremo attenti per tutta una serie di motivazioni. Partita con il Siracusa intanto dovrebbe aver dato importanti indicazioni sul fronte partenze. È quasi fatta per il passaggio al Brescia di Felipe Curcio, che avrà dunque la possibilità di cimentarsi nel campionato cadetto. Possibile anche la partenza di Jonut Rada. Entrambi infatti sono stati esclusi da Aldo Papagni nell'undici iniziale che ha sfidato i siciliani. Decisione motivata così dal tecnico della Fidelis. È stata soltanto dal punto di vista tecnico, visto che i ragazzi sia di Cosmo che Colella stavano bene dal punto di vista fisico e Curcio in maniera particolare aveva avuto dei problemi già da un paio di settimane, si è allenato poco e mi è sembrato opportuno anche vedere sia le condizioni di Danilo Colella e poi far esordire dal primo minuto un ragazzo che ha mostrato veramente di essere nelle condizioni di far parte di questa rosa. Il nuovo anno della Fidelis infine si è aperto ieri con le dimissioni del club manager Marcello Sansonetti, scelta dovuta a detta del diretto interessato a seguito di disaccordi interni sulle strategie future della società.